Live Social. Live Social Radio News 24, Matteo Di Lillo sono in compagnia di Chiara Gavin. Ben trovata Chiara. Buongiorno. Per tutti i nostri ascoltatori, Chiara ha un'azienda agricola. Allora Chiara, ti chiedo anzitutto un po' come hai deciso di investire in un'azienda agricola, da dove viene la tua passione. Allora, io ho fatto altri lavori prima di questo e un po' più di 5 anni fa, tornando dall'estero in Italia, ho deciso di continuare parzialmente il lavoro che è stato quello di mio padre, che ha fatto l'orticoltore, ma di utilizzare terreni che avevamo per far frutta, e poi ho ampliato con altri terreni che ho acquisito nel tempo. Questa è stata un po' la mia vicenda. E senti, adesso insomma penso sia un periodo un po' complesso per voi che vi occupate di agricoltura, ma che cosa produci, diciamo? Ci racconti un po' la storia dei tuoi prodotti? Certo, allora io ho deciso di fare un frutteto con delle varietà di frutta che potessero essere resistenti al clima, visto che appunto faccio agricoltura biologica, quindi che potessero essere resistenti al tipo di clima, ai parassiti, eccetera. E faccio principalmente piccoli frutti, anche se sono sugli alberi, perché oltre ai mirtilli e ai lamponi faccio una specie autoctona di susino che si chiama ramassina. E poi ho piantato varietà antiche di fichi, di cachi, di ciliegi piemontesi, di peschi del nord Italia, e ho un filare anche di sambuco, che è un frutto del bosco, però volevo recuperare, uva fragola, e quindi ho un frutteto di frutta effettivamente un pochino diversa dal solito. Wow, ecco, infatti varia, hai trovato il tuo modo, no? Avendo anche qualcosa di più ricercato. Allora, esatto. Immagino che questo ti consenta di avere delle grandi soddisfazioni nella tua attività. Sì, il lavoro dei campi, dell'agricoltore, del piccolo agricoltore che vende poi direttamente al consumatore, è un lavoro sicuramente faticoso, ma molto vario, perché ogni giorno c'è qualcosa di diverso da fare, perché si segue il ciclo delle stagioni, perché d'inverno si fanno cose totalmente diverse da quelle che si fanno d'estate. E poi personalmente mi piace molto essere attiva tanto d'estate, per cui a me lavorare ad agosto in realtà è una cosa che mi soddisfa. E, come ti dicevo, appunto, io faccio parte dell'associazione Bionovara, e mi dicevi come va in questo periodo. Sì. In questo periodo personalmente ancora io non sento la crisi dovuta all'emergenza, perché avendo un frutteto che ha una produzione principalmente estiva, per il momento io sto facendo i miei soliti lavori primaverili, quindi comincio a curare l'erba, a coprire con l'antigrandine i filari. Sicuramente però mi sto attivando per capire quali saranno i miei nuovi canali di vendita, perché se i mercati certo, continueranno a essere chiusi, io dovrò insomma attrezzarmi in altro modo, quindi oltre alla vendita diretta in azienda probabilmente dovrò organizzarmi per delle vendite a domicilio, magari cercare qualche piccolo negozio che è ancora aperto qui vicino, certo. Non lo so, sicuramente sarà una sfida. Assolutamente, anzi è importante che tu lo faccia, perché avendo un prodotto così particolare e così ricercato come hai, sarebbe un peccato se poi non potesse arrivare sulle tavole di tutti quelli che insomma volessero provare. Esatto, l'agricoltura è proprio questo, se non c'è nessuno che la raccoglie e la prende per poi consumarla quando c'è, effettivamente viene persa, per cui sicuramente questo è il lavoro da fare quest'anno. Assolutamente, allora sono contento, immagino che tu faccia anche dei prodotti come delle confetture, delle marmellate squisite. Sì, io faccio anche un po' di trasformazione, ho iniziato nel 2019 perché ho avuto una bellissima produzione di mirtilli, quindi è rimasto appunto dell'invenduto fresco, quindi ho potuto cominciare a fare trasformazione con le marmellate, e quest'anno voglio iniziare a fare altre cose interessanti come lo sciroppo di fiori di sambuco, perché ormai sono belli grandi questi alberi, e sì, sicuramente marmellate, frutta essiccata, sciroppi, succhi di frutta. Splendido, sì. Guarda, meraviglioso, mi viene l'acquolina solo a pensarci. Allora ti chiedo se hai delle pagine social dove possiamo seguirti, magari qualche nostro ascoltatore vuole vedere qualcosa di più, o anche una pagina web.
Sì, io ho una pagina Facebook e Instagram, tutte e due si trovano cliccando su Facebook o su Instagram Frutteto Corbà con l'H finale, Corbà. E posso anche lasciare il numero di telefono aziendale se può servire. Sì, allora il mio telefono è 350 018 3307. Ho anche una mail che è info@frutteto.corba, sempre con l'H finale.it. Ok, allora grazie mille Chiara, grazie in bocca al lupo per la tua attività e tutto. Su Facebook trovate anche la nostra pagina Live Social Radio, dove troverete questa intervista insieme a tante altre. Siamo su Radio News 24, sono Matteo Di Lillo, a tra poco. Live Social.